Nel caso non ve ne foste accorti, che è improbabile vista la sequela di vittoria infilata da Sebastian Vettel nelle ultime gare, la Red Bull RB09, tanto per cambiare, si è dimostrata la vettura migliore di tutte. Anche in questo 2013 Adrian Newey e il team di validissimi ingegneri che lo coadiuvano è riuscito a confezionare una monoposto efficace su ogni tipo di circuito. Contrariamente alle precedenti creazioni del genio britannico, la RB9 infatti riesce ad andare più forte delle altre monoposto anche sui circuiti veloci e sui lunghi rettifili, da sempre punto debole del team austriaco. La Red Bull a oggi, insomma, sembra imbattibile e il dominio di Vettel ne è solo la logica conseguenza. Il frutto di un lavoro quasi maniacale che ha coinvolto centinaia di persone nella sede di Milton Keynes, che hanno trasformato le idee e i disegni del brillante Newey in una monoposto in carne e ossa, o meglio, in motore e telaio. L'hanno costruita pezzo per pezzo, con tutti i materiali per la sua realizzazione, e alla fine l'hanno assemblata. Come materiale usiamo soprattutto la fibra di carbonio, ma anche dei composti di altri materiali. Per fare un esempio, il calcestruzzo è cemento insieme a della roccia e non puoi ottenere quelle proprietà utilizzando solo la roccia o solo il cemento, ma devi unirle insieme. La fibra di carbonio gira nel mondo della Formula 1 da circa 30 anni. La composizione della vettura richiede un processo molto complesso, ma è necessario per realizzare ogni parte della vettura. Ha inizio negli uffici dove vengono decisi i design e vengono scelte le forme dell'auto. Dobbiamo fare dei modelli che vengono costruiti con i macchinari che abbiamo qui in fabbrica. Questi determinano le forme dei pezzi e in pratica viene costruita una copia di queste parti, che poi andrà rivestita da diversi strati di fibra di carbonio, e a volte servono molti strati, in alcune occasioni più di 100. Una volta fatto questo, il pezzo viene messo sotto vuoto. Terminata questa operazione, la parte viene messa in un autoclave, che può essere considerato come un forno a pressione, dove i vari strati di fibra di carbonio vengono pressati e fusi insieme. La temperatura di solito è 180 gradi e più di 7 atmosfere o 100 psi di pressione. In percentuale è difficile dire quanto di una Formula 1 sia composto da fibra di carbonio, ma sicuramente tutta la carrozzeria. Quindi di certo ogni parte visibile dall'esterno è fatta di fibra di carbonio. Anche il volante è costituito da materiali compositi e poi anche le sospensioni, la carrozzeria, il telaio, la cellula di sicurezza all'interno della quale siede il pilota. Tutto è fatto di materiali compositi e ora anche per il cambio viene usata la fibra di carbonio. Quindi questo è un materiale che ha avuto un grandissimo impatto in questo sport. E oggi le macchine sarebbero molto diverse se questo materiale non fosse stato introdotto in Formula 1. Abbiamo più di 20 grandi macchinari in fabbrica, quindi un grande complesso di macchinari interamente programmabile, con i quali siamo in grado di realizzare ogni singola parte della vettura che vogliamo costruire. Il machine shop è una parte importante della fabbrica Red Bull, dove costruiamo parti in metallo e naturalmente in fibra di carbonio. Uno dei lavori di questo reparto è migliorare costantemente i macchinari e il loro peso, ma la cosa più importante è riuscire a produrre velocemente i pezzi che vanno portati in pista, così saranno pronti per la gara. Quindi bisogna lavorare velocemente, ma anche con la massima precisione e qualità, perché abbiamo bisogno di parti affidabili che ci aiutino a vincere le gare. C'è sempre un bilanciamento, ma per quanto siano sofisticate le macchine, è importante cosa gli si dice di fare, quindi il ruolo dell'operatore è importantissimo. Il primo equipaggiamento sono gli uomini,
e poi ci servono tanti macchinari, autoclavi, freezer, strumenti di vario tipo, insomma tanti equipaggiamenti. Basta guardare i pezzi che vengono prodotti per capire il loro livello di perfezione. Che sia il dado di una ruota o una parte del telaio, è incredibile quello che riescono a produrre. Il processo di verniciatura della macchina è una parte molto importante del lavoro perché deve essere perfetto, ma riguarda anche le performance perché non si vuole aggiungere peso inutilmente. Quindi non si vuole certo appesantire la vettura con tanti strati di vernice e si ha bisogno di ottenere una superficie molto liscia. Quindi è una parte del lavoro molto tecnica che di solito viene sottostimata perché dà un contributo non solo al look della macchina, ma anche alle performance della vettura. Il peso è la nostra sfida, quindi cerchiamo di alleggerire la macchina sempre di più. E a volte dobbiamo costruire alcune parti nella stessa settimana della gara e riuscire a farle arrivare in tempo in pista. Ma è questa la natura del nostro lavoro, spingersi sempre al limite e lavorare sino all'ultimo minuto. Il primo assemblaggio della vettura richiede circa una settimana. Ed è come la creazione di un sofisticato puzzle composto dalle singole parti dell'auto che vengono messe insieme in quella settimana. Dobbiamo considerare le varie parti del telaio, la parte dove va seduto il pilota e tutto quello che va dentro la vettura. Quindi abbiamo 5 telai e 2 diverse macchine per ogni pilota. Un'auto di scorta che arriva ad ogni gara completamente disassemblata, come da regole FIA, e 2 vetture che usiamo per i test e che in ogni momento possono essere usate per provare nuove parti. Abbiamo una varietà di macchinari per testare l'affidabilità di ogni singola parte. Dai raggi X agli ultrasuoni ad altri tipi di test per assicurarci che ogni particolare sia abbastanza forte e resistente. Usiamo anche macchinari di precisione molto sofisticati, totalmente controllati dai computer e dove si utilizzano i laser, in modo da poter stabilire se l'assemblaggio è avvenuto in modo perfetto senza nemmeno bisogno di toccare la macchina. Quindi abbiamo una grande varietà di equipaggiamenti diagnostici che ci rende in grado di ispezionare il 100% della vettura e assicurarsi della sua affidabilità. Il dipartimento ispettivo fa un lavoro fenomenale, perché deve controllare ogni singolo pezzo. E parliamo di 6.500 componenti per ogni singola macchina, parti che cambiano e evolvono costantemente e vanno sempre controllati. Così i ragazzi che lavorano qui fanno un lavoro davvero incredibile, controllando ogni minimo particolare e arrivando a misurare persino i micron. E tutto per assicurarsi che ogni pezzo si incastri perfettamente con gli altri. Se si considera questa parte del nostro lavoro, cosa che fanno anche i nostri rivali naturalmente, si capisce quanto sia vitale per realizzare una macchina affidabile e metterla sulla griglia ad ogni gara. Ma ognuno dei dipartimenti della nostra fabbrica è essenziale per mettere in pista una Formula 1. Quindi ogni passaggio è essenziale. Ed è così che mettiamo insieme la nostra monoposto.